Dhammapada, gli inquinanti. Come una foglia avvizzita, i messaggeri della morte ti sono al fianco. Benché un lungo viaggio ti aspetti, non hai fatto alcun preparativo. Affrettati a coltivare la saggezza. Fai di te stesso un'isola. Terso da macchie e imperfezioni, sarai un essere nobile. È tempo per te di presentarti al Signore della Morte. Non ci sono soste in questo viaggio, eppure, quali preparativi hai fatto? Affrettati a coltivare la saggezza. Fai di te stesso un'isola. Terso da macchie e impurità, sei libero dalla nascita e dalla morte. A poco, passo passo, il saggio asporta le sue impurità come l'orafo dall'oro le scorie. Come il ferro è corroso dalla propria ruggine, corroso dal suo stesso agire, è colui che compie il male. La mancanza di studio porta a dimenticare gli insegnamenti. La trascuratezza sciupa la casa. La pigrizia fa perdere la bellezza. La distrazione è la rovina dell'attenzione. Un comportamento sessuale scorretto sminuisce chi lo segue. L'avarizia sminuisce chi non dona. Le azioni che sminuiscono chi le compie sono vere macchie. Ma la peggiore delle macchie è l'ignoranza. Sei libero se la purifichi. La vita sembra facile per chi non conosce vergogna, per chi è imprudente come un corvo, arrogante, aggressivo, invadente e corrotto. Non è facile la vita di chi conosce la vergogna. È umile, puro di cuore e distaccato, ha integrità morale ed è riflessivo. Chi distrugge la vita non tiene in nessun conto la verità. È irresponsabile nella sessualità, prende ciò che non gli appartiene. È sventato, indulge alle droghe, distrugge le radici stesse della sua vita. Chi dedica se stesso alla bontà, ricordi che è disastrosa l'incapacità di dominarsi. Non permettere all'avidità e al comportamento scorretto di prolungare la tua infelicità. Sono la fede e la fiducia che ispirano a essere generosi. Se ci sentiamo scontenti di quanto ci è stato dato, sarà turbata di continuo la nostra meditazione. Ma liberi da tale scontentezza, la meditazione si colma di pace. Nulla brucia come la passione, nulla ostacola come l'odio. Nulla imprigiona come l'illusione e nulla travolge come il desiderio. È facile notare i difetti degli altri, ma ci vuole coraggio per guardare ai propri. Come Pula, vagli le altrui manchevolezze e intanto nascondi le tue. Come un cacciatore furtivo si nasconde alla preda. Chi va sempre in cerca dei difetti degli altri moltiplica i propri vizi e si allontana dalla libertà. Non ci sono sentieri tracciati nell'aria, non c'è liberazione che non passi dalla via. Molti indulgono alla proliferazione, il risvegliato ne è libero. Non ci sono sentieri tracciati nell'aria,
Non c'è liberazione che non passi dalla via. Niente di ciò che è condizionato è permanente. E tuttavia i Buddha restano sereni.